dirò un nome e continui tu. Ennis. Ecco, è un altro di quei personaggi che mi hanno insegnato tanto, che mi hanno colpito, che io ho osservato molto quello che faceva e come lo faceva. Poi non siamo uguali, ma si impara anche da queste persone. Ennis era il più giovane di tutti i cugini maschi Tony, di famosa tribù Tony della generazione precedente. Lui era quello più giovane, quello più vicino come mentalità anche alla generazione successiva, quindi alla mia. E di lui mi è piaciuto molto come sapeva scegliersi le persone che collaboravano con lui. Questo è stato una buona parte della sua fortuna, quella è l'intelligenza, scegliersi i collaboratori, tra cui il più importante in assoluto, ne ha avuti diversi in ogni campo, ma il più importante in assoluto è Dante Cardarelli. Dante Cardarelli è stato il miglior segretario personale, fatto un direttore generale, diamogli il ruolo che uno poteva avere. Quindi anche mi scontrai io quando si parlava di piazze, però l'ho sempre riconosciuto il suo valore. Io amavo molto parlare con lui, quando andavo gli chiedevo tante cose e lui mi spiegava. Aveva delle intuizioni, ne cito una importante, molto importante. Aveva già fatto delle grandi cose nel circo, era partito dal circo di famiglia, circo Ferdinando Togni, quando la divisione della generazione di mio nonno, e nonostante che era il più giovane, lui anche nella sua famiglia, gli viene dato l'organizzazione praticamente da fare. E lui fece accordi, anche era aperto anche a fare accordi con altri, cosa che invece, per esempio, nella mia famiglia questo erano molto più chiusi. Invece dopo le cose, invece bisogna essere aperti. Lui lo era, fece accordi, andò in Germania, fece accordi con la William, tesseva rapporti, imparò le lingue, il tedesco, cioè era uno già aperto già per l'epoca, e gli venne l'idea di fare il circo americano. Era già grande, aveva già fatto il circo Eros, era già un grandissimo circo, voleva fare le cose ancora più grandi. E il debutto era previsto a novembre del 63 a Torino. Aveva fatto una collaborazione con i Castiglia, gli spagnoli, che già facevano il circo americano in Spagna, quindi facevano sfilate, cose. Lui aveva intuito che poteva unire le conoscenze di questi Castiglia con quello che era il suo modo di realizzare il circo, e quindi dissero: facciamo il circo, ma lo facciamo l'inaugurazione nel Palazzo dello Sport. Quindi era una cosa proprio per dare l'idea del grande circo. Il debutto era previsto per il 22 di novembre, se non ricordo male, il 22 di novembre del 63. Visita di collaudo, quando c'era visita di collaudo e conferenza stampa. Quindi venivano, c'era il prefetto, tutti i giornalisti, i comandanti, i vigili del fuoco, tutte queste cose, eccetera, per dare l'immagine della grande cosa. Erano lì, uno dei collaboratori di Ennis, Edoardo Muriglio, era a casa sua a Dallas. Ci fu l'attentato a Kennedy. All'epoca non c'erano i telefonini, ma per un colpo di fortuna Edoardo Muriglio riuscì a telefonare a Ennis in Italia. C'era la commissione di collaudo con tutta la conferenza stampa che facevano, avevano già venduto i biglietti. Ennis capì subito l'importanza di questa cosa, di questo avvenimento clamoroso che era l'attentato a Kennedy. Andò subito anche lui in mezzo alle cose dicendo: signori, non si fa spettacolo, il circo americano è in lutto. Perché? Cosa è successo? Ancora no, erano lì, non lo sapevano quelli. Quindi erano paradossalmente i primi in Italia a saperlo. Sì,
probabilmente è stato così, forse sì, solo la Farnesina, sì, esatto, tutto prima, ma c'è stato questa cosa, Edoardo Morillo l'aveva visto in diretta in TV e aveva chiamato subito. L'intuizione di Enis, ecco, queste cose fanno parte del carattere di Enis, disse subito, non si fa spettacolo perché c'è stato l'attentato a Kennedy. Parapiglia, tutti quanti i giornalisti cominciarono a chiamare, eccetera, e immediatamente quello che voleva Enis, che tutti percepissero il circo americano come un vero circo che veniva dall'America, era fatto. Tutti quanti, era realizzato, tutti quanti, ma allora è vero, questi sono in collegamento, poi fantasticavano, sono in contatto col governo americano, cioè furono di tutto. Questo fu l'inizio, se ne parlò ovviamente in maniera clamorosa. Da quel momento il circo americano fu esaurito sempre, ma quando dico sempre, uno dice, vabbè, avrà fatto 20 giorni a Torino ed era esaurito. No, sempre. E nessuno ha mai messo in dubbio che fossero tutti americani, perché Enis aveva avuto, prima di Sergio Leone, l'intuizione che tutti gli artisti gli aveva cambiato nome, li aveva fatti diventare tutti americani, cosa che poi ha fatto Sergio Leone con il film per un pugno di dollari. Potrebbe essersi ispirato. Io adesso sono qui a Livorno, sono stato a vedermi qui la terrazza Mascagni, meravigliosa, ma lì montò il circo americano e proprio Roberto mi disse che lui dice, qui non c'erano i butta dentro, c'erano i butta fuori perché non ci stava la gente che voleva vedere il circo americano. E qui dovremmo dirlo allora che ha lavorato Enis con circo americano. Qui è venuto posto, proprio in terrazza Mascagni. In questo, cioè, questo posto qua. No. Se ci possiamo vedere questo spazio qui, che è meraviglioso, il circo americano era piantato qua. Questo fa capire l'importanza che aveva il circo a quell'epoca. Impossibile andare a vedere il circo americano, era esaurito sempre, quindi una cosa oggi inimmaginabile, fu una fortuna che nessun altro ha mai potuto... Un'intuizione, soprattutto realizzata in quel momento, un'intuizione che si è rivelata più che vincente. Ha consacrato il circo americano. Esatto. Poi però Enis ci metteva molto del suo, lui era molto attento a realizzare le cose che... gli spettacoli erano ad alto livello, cioè era tutto rapportato. Non era solo quello, partecipò a diversi film dove, mi ricordo quello con Fantozzi che è girato, eccetera. La gente andava al circo americano perché era proprio quell'immagine che dava, bellissimo. E il circo americano è stato il circo americano per tanti anni, il numero uno in Italia, indubbiamente. Parlando di grandi personaggi sempre. Ce n'è uno grandissimo, di cui non abbiamo parlato finora, ma... Sentiamo. Molto legato al mio cuore, che è mio zio Leonide Casartelli. Dopo papà, la persona che in assoluto mi ha influenzato di più, che io... per certi versi ho cercato immodestamente di imitare, di seguire i suoi consigli. Abbiamo fatto lunghi viaggi e io lo facevo parlare
e lui mi parlava, mi insegnava, mi spiegava il perché delle cose. Quali sono le cose che mi hanno sempre colpito di zio Leonide? Era un uomo, per me, un uomo più giusto, si è comportato, ha trattato, era capo della sua grande famiglia, Casartelli, Verocchio, eccetera. Lui ha trattato tutti alla stessa maniera. Quando faceva un regalo a uno, lo faceva anche a un altro, ma addirittura lo faceva, quando faceva il regalo alle sue sorelle che erano lì, lo faceva anche a mia mamma che non era fuori dalla famiglia. Ecco, queste sono piccole cose, persone che sapeva vivere, si divertiva, gli piaceva divertirsi, era una persona molto di... però quando c'era da comandare, comandava, era lui che decideva. E la persona che ha saputo portare il piccolo circo, teniamoci, ho detto prima, mia nonna era rimasta vedova, tre figli femmine e lui era l'unico maschio. Era, tra l'altro, la più grande era la zia Ione, poi c'era mia mamma, che avevano cominciato a lavorare e fare qualche numero assieme, e poi arrivava questo, lui c'era qualche anno in meno, poi c'era la zia Lucina che era proprio piccolina. Ecco, lui ha preso in mano subito le cose, aveva degli insegnamenti. Lui frequentava anche il circo Toni, ho spiegato tante volte che praticamente erano la stessa cosa, sposò la cugina di papà, zia Vallitoni, e cominciò con questo piccolo circo che a me piaceva immensamente. L'ho già raccontato che quando andavo al circo della nonna io mi divertivo, lo preferivo al mio. I miei cugini dall'altra parte non credo che fossero molto contenti, non riuscivano a capire perché, però io vedevo il rapporto, c'era, per me era una gioia, e lui era l'artefice di questa gioia. Ha sempre fatto dei circhi con delle persone che creava un gruppo, ma voleva diventare più grande e pian piano ci riusciva. Andò in Spagna nel 56, credo, io andai lì, eccetera, cominciò a fare anche fortuna, ma aveva un problema: i circhi importanti che la gente conosceva erano Toni e Orfei. Allora lui capì che aveva bisogno di farsi un nome, non solo all'estero. Stando all'estero c'era un altro nome molto conosciuto, che era Medrano. Medrano è un circo storico, che parliamo dell'alba dei tempi dei circhi, a Parigi c'era il Medrano, era un circo stabile. Poi le sorelle Svoboda fecero il circo Medrano, che invece girava nei paesi esteri, andò in Turchia, in tanti altri posti, e lì aveva fatto un certo nome. Lo zio aveva cominciato ad avere una certa forza, però come faceva? Dice, mancava qualche cosa. Gli venne l'idea di dire: compro il nome Medrano. Comprò il nome Medrano, che l'Italia non era forte come poteva essere come nome Toni e Orfei. E allora disse: ci vuole qualche cosa che caratterizzi il circo Medrano, che lo renda grande, che lo renda grande anche agli occhi degli italiani. E pensò allo zoo, di essere il circo con più animali, ma non bastava quello, anche un circo americano, Nando, avevano gli animali, ma ne mancava uno importante, e lui capì che quello poteva essere la cosa che poteva far colpire. E qui torniamo un po' al discorso di puntare sempre su una cosa: il gorilla. Nessuno aveva mai visto il gorilla. Lui ebbe la possibilità di acquistare questo gorilla grande, un gorilla, quindi che era un gorilla, e costruì un carro per contenerlo, con delle sbarre esagerate che poteva altro che il gorilla, ma ecco, non si poteva più. Però tutto doveva dare l'impressione di una cosa, c'era King Kong, praticamente quel gorilla che era già grande di suo, Massa si chiamava, doveva diventare agli occhi del pubblico, doveva essere King Kong, che tra l'altro credo che erano forse proprio gli anni dell'uscita di King Kong, e fece una campagna pubblicitaria importantissima, tutta sul gorilla. Medrano, gorilla, gorilla, Medrano, Medrano, gorilla.
da quel momento la percezione del pubblico, c'è un terzo circo importante in Italia, non c'è solo Tony Orfei, c'è anche Medrano. Non è stato una cosa da poco, se consideriamo che ad oggi non c'è nessun altro che è riuscito a creare un vero nome, un vero marchio al di là di Tony Orfei. Quindi questo credo che è stato un grande merito dello zio. A me ha insegnato la gioia di vivere, anche lui era uno che aveva una capacità che io invidiamo. Poteva stare a tavola con i grandi signori, eccetera, ma lui quando andava in giro con la macchina gli piaceva guidare, trovava, mentre andava, vedeva una carovana ferma da qualche parte, non sapeva chi era, lui si fermava, parlava, chi siete, come siete, eccetera, immediatamente faceva unione, lo invitavano a pranzo, qui così, trovava una facilità che io non ho di così tanta come lui, ma lui si trovava bene dappertutto, era sempre al suo posto, quando parlava con i grandi signori all'estero, eccetera, quando parlava con l'ultimo che trovava nella corvanetta abbandonata da qualche parte, qualche sinto, qualcuno, eccetera, lui era sempre lui. Questa era una cosa che a me piaceva. Era un buon affarista, sapeva fare qualcosa che papà non aveva. Papà era meno affarista, era più... Lui mi spiegava, no, devi fare così, è importante mantenere il controllo di un settore. Io dopo imparai alcune cose, le usai quando feci le automobili, quanto era importante coprire un intero settore in modo che non ci fosse poco spazio per altri, no? Lui lo faceva, era andato all'estero e certi mercati erano diventati suoi, la Turchia, la Grecia, l'Israele, erano il suo mondo. E chi voleva andare passava da lui e molto spesso lui ha fatto piaceri per la famiglia, perché ha mandato familiari, parenti, eccetera, anche lui aveva un grosso senso della famiglia. Io ho amato questo di lui, un uomo giusto. Nei miei confronti non ha mai, mai sbagliato, ma ha insegnato tantissimo. Ho detto prima, papà, zio Leone.